Salve ragazzi e ragazze, sono Anthony Gunga. Facciamo un nuovo video riguardo i giochi per la PlayStation 1 e riguardo anche i giochi per la Sega Mega Drive. Iniziamo. Per prima cosa, sono Anthony Gunga. Ho deciso di mettermi una maglia che mi va troppo stretta, però sono riuscito a mettermela con forza. Volevo dire a tutti gli utenti di YouTube che chi guarderà i prossimi video guarderanno anche questo video qui. Allora, parliamo del primo gioco, la serie di Hugo, la serie di Rayman, la serie di Harry Potter, la serie di Lomax e Flink, la serie di Spyro, Golden Axe, che altro gioco c'ho? La serie di Sonic, tengo 5 videogiochi di Sonic, 3 di Rayman, 3 videogiochi di Rayman, tengo 5 videogiochi di Hugo, tengo 5 videogiochi di Sonic, tengo Lomax e Flink, tengo 3 videogiochi di Spyro, tengo 2 videogiochi di Harry Potter e ho moltissimi altri giochi. In tutto i nostri giochi sono 40, per lo dire. Ma però purtroppo dopo quello che dico, io dico che a me non frega dei giochi che ci stiamo, che ci, infatti non frega. Infatti anche se non vi frega, ragazzi, vi potrebbe fregare che non frega i videogiochi che tengo. Però mi sono messo una maglia che mi va molto stretta e poi purtroppo non la riesco a cacciare. Ma volevo dire anche a chi guarda questi video di condividere e di mettere mi piace quando vedete tali video. Vi dicevo, sinceramente, un gioco non è bello se non è un platform, un gioco non è abbastanza divertente. Per iniziare, diciamo che i nostri giochi sono evoluti e quindi sono dettagli di una cosa speciale. I giochi hanno la grafica cambia, ci stanno giochi in 3D, giochi in 2D con la grafica tridimensionale, alcuni giochi sono tridimensionali, cioè hanno una grafica tridimensionale, altri giochi hanno lo scorrimento visivo di grafica lineare, cioè che va liscio, altri giochi hanno pure una grafica che magari sono lineari in 3D e sono con la grafica anche in 2D, cioè di scorrimento orizzontale, cioè quelli che vanno di profilo orizzontale. I nostri giochi sono divertenti. A parlare di altri 14 giochi Sega Mega Drive, tra cui Alien Storm, Golden Axe, Flink, Fliggy, eccetera eccetera, un sacco di giochi praticamente trovati su Sega Mega Drive che anche se non ho completato, ho finito Harry Potter la pietra filosofale e ho quasi finito Harry Potter la camera dei segreti. Rayman 1 e 2 li ho finiti, cioè Rayman 1 non l'ho finito, Rayman 2 Rush l'ho finito. Ho finito Hugo 3, 4 e 5, diciamo. E Hugo 1 e Hugo 2 non li ho finiti. Altri giochi non li ho finiti perché non riesco a finire. Ma sono pochi quei giochi che io non ho finito. Crash Bash non l'ho finito perché si completa al 200%. Ma però ci bloccavo tutti quanti i minigiochi della serie della Warcraft 5. Tutti quanti i minigiochi. Anche se non l'ho completato, l'ho completato al 138%. Harry Potter purtroppo non sono riuscito a completarlo perché non sono arrivato al 100%, sono arrivato 85, qualcosa del genere al 100%, e anche Harry Potter la Camera dei Segreti non sono riuscito a finirlo perché non riesco a farlo. Noi abbiamo detto che ci fermiamo, che non facciamo più video. Ma ragazzi, non è l'unica cosa che vi potreste preoccupare, perché i nostri giochi sono divertenti. E poi tra le battute che fanno Harry Potter quando va nella foresta proibita e contro la Malfoy, le nuove nostre novità Sonic, degli special stage di Sonic, oppure dei circuiti di Spyro che sono difficili da fare, che hanno varie sezioni. Parliamo anche di una grafica di piattaforme come Flink e Lomax, che hanno una grafica a scorrimento orizzontale e non verticale, cioè hanno lo scorrimento tridimensionale e lo scorrimento orizzontale e verticale, però che non vanno ad espandersi così, ma vanno di questa maniera qua. Diciamo che i nostri giochi sono evoluti. I giochi per la PlayStation 1 sono quelli là, quei 20 che ci siamo comprati,
e giochi della Sega Mega Drive sono degli anni 90 e alcuni pure del 1989 e 1888, vabbè, come Golden Axe che è il 1989 e Sonic che appartiene alla prima serie del primo Sonic che l'hanno fatto nel 1991. Diciamo, dedico questo video alle mie amiche del cuore, non voglio dire a chi la voglio dedicare, lo dico, lo dedico a tutti quante. Vi diciamo una cosa, ragazzi, questo sarà l'ultimo video che metteremo su YouTube, veramente senza scherzare, l'ultimo video di cui viene messo su YouTube, che io purtroppo non posso caricare più video. Come dissi, mi volevo comprare un altro gioco, però questo gioco non me lo posso comprare perché costa troppi soldi. Mi devo comprare una console Sega Mega CD, che è un apparecchio come la Sega Mega Drive, però più grande, dove ci va un CD e ci va le cartucce. Però indovina quanto costa? Costa sui 300 euro, alcuni pure 500 e di più. E il gioco Fling, che è raro per Sega Mega CD, costa 279 euro, costa assai. Quindi non mi conviene comprarli. Comunque per tutti questi videogiochi che ci siamo comprati, ho speso un sacco di soldi, perché questi sono giochi rari, che non si trovano più e sono giochi da collezione. Sono giochi da collezione, quindi perciò te li fanno pagare così cari. Come Fling, che l'ho pagato 100 euro, e quell'altro là, come si chiama? Tombi, che l'ho pagato 89 euro, perché quello è un gioco raro. Ma anche gli altri giochi a scarseggiare sui 50 euro, su Crash Bash, che l'ho pagato assai, sono giochi rari originali che poi li ho fatti pure masterizzare. E un gioco di nome Rayman Junior, che è uno che appartiene alla categoria di Rayman 1 e Rayman Junior. Adesso parliamo di Golden Axe, di Alice Storm e di molti altri giochi come Altered Beast, quell'altro là, come si chiama? Freaky, Gun Ground, The Cap Attack, eccetera eccetera. Questi sono giochi purtroppo degli anni 90 che non hanno una grafica. The Cap Attack per esempio c'è una grafica uguale a Super Mario Bros, e anche Sonic non scherza con la maglia di Super Mario Bros. Infatti mi sto mettendo le mani dietro due taschine di questa maglia. Questa maglia mi va troppo stretta, perché a dire la verità sono ingrassato un poco troppo, volevo dire. Ragazzi, non vi preoccupate per questa maglia ridicola che mi sono messa, ma questa maglia ce l'avevo tanto tempo fa. Ero secco quando io tenevo questa maglia, cioè andavo in bicicletta e usavo sempre questa maglia. Me lo ricordo benissimo che quando andavo sulla bicicletta utilizzavo sempre questa maglia. Mo' questa maglia non mi va più, cioè sono ingrassato di una maniera incredibile, perché bevo solo Coca-Cola e purtroppo la Coca-Cola mi porta alle regioni che dicevano che si facevano gli eventi, e poi come al solito mio fratello e mamma non mi hanno fatto più niente, essendo a fini molte cose strane, sono successe molte cose imprevistine, non ho potuto continuare gli eventi, e quindi questo è l'ultimo video che farò su YouTube. A parte questo, ma sto bevendo Coca-Cola perché la gente che mette i video non se li guardano, cioè non gli interessano, quindi non gli piacciono, come se non li volessero guardare. Che io dico, se qualcuno si potesse guardare i miei video, e infatti i miei video che sto facendo non mi portano né visualizzazioni né l'opportunità di ricevere un canale YouTube e di accrescere il canale YouTube e dare molte visualizzazioni, sopra le 3.000-4.000 visualizzazioni a video, oppure molti iscritti. Infatti gli iscritti si stanno cancellando mano a mano che io metto i video, e le visualizzazioni sulle playlist non me le fanno uscire. Alcune playlist non escono manco pubbliche nei risultati di ricerca. E che altro poi? E le visualizzazioni che ho su YouTube, sui video di YouTube, alcune me le rimuovono pure, questi deficienti, scusate per la parola. Però vi volevo dire, per quello sto facendo questi video, purtroppo non posso fare niente, perché questi video che sto facendo dicono che questi video hanno della PlayStation 1, non ha grafica di pixel peggio di Minecraft, però purtroppo dicono che hanno una grafica pixelata, non lo so, perché ultimamente l'ESC Up mi sta portando un po' di problemi, registro un poco male con delle strisce che escono così, come le videocassette di tanto tempo fa, quando ti vedevi una videocassetta, una videocassetta, e uscivano quelle strisce bianche, non lo so, quasi trasparenti, però uscivano sempre. E la stessa cosa fa a me nei video. Poi quando li converto
si toglie un poco quella cosa che escono quelle strisce, ma comunque ci pare che ogni tanto escono quelle strisce, e comunque comunque questi video li vedi molto pixelati, cioè lo vedi con i pixel di una pagina, alcuni dico, altri no, alcuni hanno una grafica peggio di Minecraft, perché non riesco a editarli bene, cioè non riesco a dargli una grafica, che poi non li ho potuti fare manco in HD, perché purtroppo non dispongo una linea, un wifi buono come una linea Linkem oppure una linea, una fibra ottica, ma dispongo di una linea scarsa, cioè di una linea dell'infostrada che purtroppo quando carico i video alcune volte si stacca, scusate se lo dico, e alcune volte il caricamento dei video non me li porta a termine, e alcune volte mentre sto caricando i video per esempio si stacca la linea e io la devo resettare, alcune volte si stacca proprio e non torna più, e quindi i video che carico su YouTube, quelli che riesco a caricare, a parte che mi danno problemi di caricamento, ma alcune volte spero che questo video lo riuscirò a caricare, perché la linea che carica questo video, purtroppo questi video, purtroppo alcune volte capita che alcune volte quando li carico si stacca la linea e mi interrompe il caricamento sia su Facebook e alcune volte anche su YouTube, ma su YouTube rimane fermo e poi se si attacca di nuovo la linea lo riesce e continua a caricare. Boh, non mi sta succedendo tanto più, ma prima mi succedeva spesso, cioè non a sé sempre, però ogni 2-3 video che caricavo per esempio mi dava problemi di linea, che non riuscivo a caricare questi video perché non riuscivo a caricarli e dovevo aspettare che la linea buona, caricavo sempre con la linea di Zteresa per non dare problemi di wifi e di modem, oppure carico con la linea mia, sempre se mio fratello non mi scorge con il suo gioco Fortnite, che lui ci sta giocando, e purtroppo questo gioco non mi dà caricamento di linea. Dice che quando io carico i video lui non riesce a giocare, non riesce a giocare perché il ping sale a tanto sale il ping, e quindi dici che la linea lagga, ma se a me mi serve la linea di YouTube per caricare l'infostrada non posso dare problemi ad altre persone per poter caricare la video e caricare il video e dare il tempo che gli altri caricano il video, perché questa è una cosa molto problematica, capi? Non è una cosa semplice. Prima però non essendo possibile che Andrea non c'aveva l'Xbox One, potevo anche caricare i video che nessuno mi diceva niente fino a poco tempo fa. Appena è stato fatto tutto questo, Andrea, quando si è comprato questa console, purtroppo io non riesco, cioè quando carico il video lui si arrabbia, che dice che la linea non gli funziona, che dice che purtroppo la linea per lui non funziona, come se lui non riesce a, quando carico i video lui dice che sta giocando a Fortnite, che è un gioco online, e sta giocando a Fortnite e lui purtroppo non riesce a concentrarsi per il pass battaglia oppure a fare la vittoria reale, capita spesso, Mo questo problema ultimamente è da poco che tengo questo problema, non è tanto da assai, da gennaio, da febbraio diciamo, da quando siamo venuti qui di nuovo a casa. E purtroppo questo problema qui è questo caricamento dei video che faccio, questo giuro, veramente l'ultimo video, non ne caricherò più dopo, E purtroppo alcune volte porta problemi di caricamento. Vi volevo dire quanto riguarda questa maglia, che l'ho fatta, ma mi dispiace ragazzi, stappo il video. E dove lo stappo? Lo stappo in questo buchino. Lo vedete?